Protagoniste nel girone A di eccellenza ed ora un passo da un sogno. Le squadre di Massimo Castagnari e Marco Scorsini sono a 90 minuti dalla finalissima e se la giocheranno qui, oggi, in un impianto che è un catino, una bolgia, un inferno ribollente di passione. Benvenuti al Vittorio Tamagnini, amici di Sport in Oro. Benvenuti alla semifinale di ritorno della Coppa Italia di eccellenza 2021-2022. Un saluto da Andrea Dirix e da Simone Capone. Qui intanto, attenzione alla vecchia, con Ruggero in aria, Ruggero! Bertolini con i pugni! Primo squillo nerazzurro. La rosa va da Gigi Ruggero che prova a passare. Ruggero, pallone sul mancino. Ancora Ruggero si prova. Troppo tenero. Sale sulla sinistra Funari. La rosa conduce palla, poi cerca l'imbucata ancora per Funari, pallone dentro. Attenzione Ruggero, 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 Bertolini mostruoso. Poi ancora Pippi, Cerroni anticipato. Ruggero viene chiuso, non è finita, ancora Ruggero esce dall'area, parte il tiro da parte di Funari. Non si fa sorprendere Bertolini. Pippi, posizione regolare, arrivano i rinforzi, c'è Mancini costretto ad uscire dai 16 metri, circolazione palla. Torno, tocco all'indietro per Proietti che carica col mancino. Pallone passa largo un metro rispetto alla porta di Bertolini. Proietti a destra, sono addirittura in tre, viene servito quello in mezzo, sia la rosa, parte il cross con il tacco, addirittura il tentativo da parte di Cerroni, fa giocare Benestante, a terra il play, parte il cross, Pippi sfiora ma il pallone esce, Aglietti sterza e si accentra, poi cerca di passare nel traffico, insiste il numero 2, bella azione del laterale destro, poi parte il tiro. La posizione difficile, pallone che si alza. Sul pallone, Pippi viene chiuso sul rimpallo, insiste ancora il Civitavecchia, Proietti, traversa incredibile. Esecutiva per la Vecchia, servito Ruggero, Ruggero elude il primo ostacolo, pallone sul destro, ecco che parte il cross, Cerroni, Cerroni, rete, rete, esplode il Tamagnini, il Civitavecchia passa in vantaggio al quarto d'ora della ripresa con Cerroni. Calcia Marinaro col sinistro, scaccia in due tempi, la fa sua, grande mucchio sul primo palo, parte Proietti sempre lì, allontana Filosa, il pallone che si impenna, occhio ancora Pippi che la tiene, c'è un ripallo, Funari non arriva, Ruggero, Ruggero, pallone dentro, la girata, non arriva a concludere Cerroni. Viene incontro Vittorini con l'esterno del piede, pallone che non passa, Marinaro al limite, Marinaro, occhio che è un gran sinistro, il tocco, Maggese, il pallone esce, ora sono 5 che penetrano, pallone sul primo palo, testa rete, rete, Civitavecchia all'ultimo tuffo l'ha messa dentro, all'ultimo tuffo l'ha messa dentro il Civitavecchia con Serpieri, Marinaro. Sale il numero 8, scodella il pallone sul secondo palo, c'è la sponda, pallone in aria, la girata attraversa a un passo dal gol del 2-1 la PFC. Pallone dentro, attenzione alla PFC, rete, incredibile, la PFC ha trovato la rete del 2-1, la PFC ha trovato la qualificazione alla finale praticamente, incredibile, incredibile finale al Tamagnini. 2-1, 2-1, ha segnato Maggese, con deviazione al 94esimo. Ancora Funari, Funari posizione dalla destra, finisce a terra, non c'è nulla. Secondo Benestante, recupera il pallone, Funari, parte il cross, Cerroni, la rosa, rete, rete, 3-1, incredibile, al Tamagnini, la rosa, il Civitavecchia, il finale, il Civitavecchia, pazzesco al Tamagnini, 3-1, 3-1 per la Vecchia, 3-1 per la Vecchia, la rosa, per il 3-1. Non ci credo, una partita incredibile, un finale pazzesco, al Tamagnini. È finita, il Civitavecchia. Dopo 28 anni torna in finale di Coppa Italia di eccellenza.